Cosa è cambiato nel vostro modo di recitare, se è cambiato qualcosa, con questi tre registi? Prego. It's always a different process working with different people. It's funny, it's not, when you describe a director, it's not like you're really describing them as a person and how you relate to them. So it's always going to be very different. And I feel like every director that we've had has fit each movie that they've directed really perfectly. And I mean, in this case, like what has changed on the third one from the other ones was, I mean, every movie offers different challenges, so it's hard to say, but David definitely kept us working, which is something that, I don't know, I think if we had the same director all the time, we might think that it would be easy to get lazy because things were already thought through. And David, you know, wanted to rethink everything and really, like, I don't know, he just really was into the project, so it was just as fun to get back to it the third time. Ovviamente il processo è diverso, trattandosi di un regista diverso, perché poi quando si parla di un regista, si descrive il regista, ovviamente si descrive una persona, si descrive un essere umano con il quale ti rapporti, ti relazioni in maniera diversa rispetto a tutti quanti gli altri. E credo che poi in ogni film in realtà il regista sia stato veramente quello giusto, quello perfetto, che abbia in un certo senso diretto il film nella maniera migliore. In questo caso non è facile dire cosa è cambiato rispetto ai precedenti, anche perché ogni film ha presentato delle sfide diverse, quindi è difficile dire che cosa è stato cambiato per la presenza del regista. Sicuramente David ci ha fatto lavorare sodo, perché se avessimo avuto lo stesso regista per tutti e tre i film, probabilmente sarebbe stato per noi più facile adagiarci e diventare un po' più pigri, perché magari uno riteneva che le cose ormai erano già state ponderate, erano state riflettute, erano già state analizzate. Invece David è uno che vuole ripensare e rivedere tutto, e quindi ci ha tenuto al chiodo, ci ha fatto lavorare. Yeah, I mean, I think she summed it up pretty well. I agree with everything she said. After playing these characters for 2 years, we kind of get used to a certain viewpoint of the characters, and since we have the opportunity to work with a different director on each film, I think they give us a different and new perspective and allow us to challenge ourselves and look at that character in a different way. So I like that opportunity. Beh, penso che lei abbia riassunto il tutto molto bene. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto da Kristen. E comunque, ormai sono 2 anni che interpretiamo questi personaggi, quindi siamo un pochettino avvezzi, abituati al punto di vista, dei nostri rispettivi personaggi. Quindi sicuramente avere l'opportunità, la possibilità di lavorare con registi diversi ci ha permesso di avere una nuova ottica, un nuovo punto di vista, a metterci in discussione e a guardare i nostri personaggi in modo diverso. E questa è una cosa che a me è piaciuta molto. Vai, prego. Annalisa, il microfono, poi lo. Dov'è il microfono? Quarta fila. Grazie, buongiorno. Volevo appunto riattaccarmi a queste ultime risposte. Dice che quest'ultimo regista ha visto i loro personaggi in una prospettiva diversa. Quale esattamente? Che cosa c'è di diverso nel personaggio di entrambi? Lei è l'innamorata, ma che cosa hai visto diverso? Lui pure, e poi parlano di azione. C'è anche violenza, cioè molta adrenalina, se vogliamo non dire violenza, però ce n'è. Ecco, come si sono preparati per gli scontri e che cosa ne pensano? Grazie. Character has changed a lot throughout the series. In Twilight, he was really just a happy-go-lucky, friendly guy. He had no kid. He had no problems. And then in New Moon, that was kind of his transformation stage. He was becoming someone new. And in Eclipse, he's matured. He's been dealing with his issues. And he's definitely a new person. You see hints of the old self, but for the most part, he's matured quite a lot. And then we kind of really didn't
Yeah, we didn't really get to do anything cool in this movie, action-wise. Because my character, whenever Jacob has action, he's a CGI wolf. And she usually just kind of sits in the corner watching it all go down. Il mio personaggio ha subito un cambiamento veramente incredibile nel corso di tutta la serie. Nel primo film, Twilight, era un ragazzo simpatico, alla mano, che non aveva nessun tipo di problematica, mentre in New Moon invece abbiamo assistito all'inizio della sua trasformazione, al suo diventare una persona nuova. In Eclipse invece lui diventa molto più maturo, comincia ad affrontare i suoi problemi e diventa veramente una persona nuova, quindi ci sono ancora qua e là tracce della sua vecchia persona, ma è diventata una persona molto più matura. Dal punto di vista dell'azione, beh, non è che abbiamo fatto granché di emozionante da questo punto di vista, perché ogni volta che c'era una scena d'azione io ero trasformato in un lupo che veniva realizzato ovviamente con la computer grafica, e lei in genere se ne stava poi seduta all'angoletto e vedeva noi che ce le davamo di santa ragione, più o meno. Può rispondere anche lei, per piacere? Ah, sì, sul suo personaggio, come è cambiato? How you changed? What I love about the first one is so everything completely changes for her in the third. I mean, the first movie is about absolute abandon and throwing yourself into something, into the absolute unknown, and it takes a really courageous person to do that. And that was fun. It was playing that love story, that sort of ideal, perfect fantasy love. But at some point, it needs to get human because, I mean, that's the only. I think that she finally opens her eyes for the first time in this movie, and she, hopefully, my responsibility, hopefully I've gotten her there, is to make her an adult, because she starts out as a kid, and I think that's how she changes, mainly. Di fondo lei, diciamo il primo film mi è piaciuto molto, ma in questo terzo film cambia tantissimo, perché lei ovviamente all'inizio il primo film è il film in cui lei si abbandona, si lancia in un qualcosa che è assolutamente ignoto, che le è assolutamente sconosciuto, e questo è ovviamente, per fare una cosa di questo genere ci vuole veramente un pazzo. Ed è questa storia d'amore ideale, perfetta, idealizzata, del mondo della fantasia. Che però a un certo punto deve diventare umana, deve diventare reale, diventare concreta, e credo che sia proprio in questo film che lei finalmente apra gli occhi della mia responsabilità come attrice che interpreta questo personaggio, quella di trasformarla in una persona adulta. Lei comincia che è ragazzina, mano a mano cresce, credo che di fondo sia questo il grosso cambiamento del mio personaggio. Vai Robert Bernocchi. Sì, salve. Visto che è stato recentemente confermato che Breaking Dawn verrà diviso in due film, mi chiedevo cosa pensavate della scelta e come pensavate, pensavate saranno i vantaggi per i vostri personaggi, perché molto banalmente c'è il doppio del tempo per poterli approfondire.